Veniamo ora a un problema piuttosto importante. Siamo liberi di volere? Di fronte a un'alternativa 1-0, siamo liberi di evolvere secondo l'1 o secondo lo 0? Bene, dobbiamo tenere conto della nostra esistenza duplice, quella di un ego e quella di un alter ego. Chi comanda è veramente l'alter ego. Noi possiamo immaginare il comandamento divino come una serie ordinata di sequenze che, a cominciare da un punto, si diffonda ordinatamente a formare una superficie sferica sempre più grande, ma tale che ogni punto della sfera si è raggiunto una sola volta. Riferiamoci al Totocalcio, tanto per avere un'idea più facile da capire. Noi che sembriamo di essere dei giocatori che sono stati lasciati liberi di fissare la loro sequenza di ordini, in effetti stiamo giocando ciascuno una colonna di un sistema integrale. Ora, se io ho ricevuto una colonna di un sistema integrale, in un certo momento il risultato in una partita che io devo seguire non è libero di essere 1 o 0, ma è quello che mi è stato assegnato dal sistema integrale. Però il mio ego, che è all'oscuro del futuro, deve essere educato in una libertà che sia coerente a quella di tutti gli altri. Messo di fronte alla scelta 1 o 0, non è lasciato solo, perché il suo agire è relativo all'agire dell'alter ego, agire che è ordinatissimo, perché comincia da ogni singolo punto della sfera, quindi già realizzato in un perfetto ordine, che rientra nel suo centro. Questo aspetto, questa direzione unica che è stata assegnata a me da sperimentare nel senso inverso, trova il mio ego di fronte all'alternativa tra l'essere e il non essere di una scelta. Ebbene, io potrò anche credere di essere in bilico tra le due scelte, però alla fine sarò condotto dall'io che è l'interità del sistema onnipotente, nel suo ordine perfetto del sistema integrale, ad agire in coerenza con ogni altra scelta fatta dagli altri. La scelta ultima non sarà fatta da un io che è incoerente rispetto a quell'io grande che anima tutto il sistema. Ossia, l'essere supremo dell'integrità del sistema che si è crocifissa nel mio limite non si è abbandonata interamente, ma in estrema analisi è guidata nella sua attuazione. Però tutto questo processo apparentemente libero servirà a creare una sequenza di ordini apparentemente volontari che la nostra anima avrebbe assunto come la correzione degli atti visti accadere nella natura. E questa scelta corrisponde al bene ideale concepito da ciascuno di noi. Quindi ciascun ego, alla fine di un'esperienza intera e guidata, avrà liberamente espresso la sua linea ideale, la sua colonna ideale, libera di ordini. E possiamo chiamare ciò il modello ideale del Dio personale.